Girati dalla vitola, i videoardi di Silvio Berlusconi, se davvero esistono, sono un'arma di ricatto, non perché dimostrano quello che tutti sanno e che è stato accertato dalla magistratura, e cioè che Silvio andava a prostitute, ma sono un'arma di ricatto direttamente estetico, che può far crollare tutta l'impalcatura sgargiante del berlusconismo, del Don Giovanni elegante non solo nelle cene ma soprattutto nei dopocena. Non appartengono infatti alla pornografia ordinaria di Rocco Siffredi, e non c'è nemmeno il corpo del re nudo, che lo smascheramento del potere che già c'è stato, ma sarebbe il catalogo degli orrori, roba da museo delle cere squagliate, video che piacerebbero a Lombroso, agli anatomopatologi del 600, non quelli raffigurati da Rembrandt, ma quelli che lavorano membra in formalina, classificano pezzi di corpo, perché una cosa è raccontare un lombo flaccido e un'altra vederlo in primo piano. Ovviamente c'è anche da dire qualcosa sul regista: la vitola con la macchina da presa in una situazione del genere sarebbe meglio di Fellini, perché non si lascerebbe scappare nemmeno un millimetro delle immagini che possano servire al ricatto estetico, non c'è dettaglio disgustoso che possa sfuggirgli, e questo il modo come la corte berlusconiana lo guarda, lo controlla, lo usa, e mentre lo esalta, lo celebra e lo canta, in realtà di nascosto lo spia, a riprova che corte e cortigiani sono sempre più sordidi del re.